Se si guardano ai database, alle liste dei principali donatori per gli enti di terzo settore, emerge un dato che è quasi scontato, ma particolarmente evidente, che quindi va rimarcato, ovvero il grande divario che esiste all'interno del terzo settore tra realtà di grandi e grandissime dimensioni, che quindi sono più strutturate al loro interno in termini di risorse che sono destinate al fundraising, ma anche di competenze e dotazioni tecnologiche, e invece piccole realtà di terzo settore che faticano a strutturare questa funzione, perché non possono permettersi un ruolo dedicato espressamente alla raccolta fondi, perché non hanno tecnologie, non hanno risorse, non riescono a focalizzare bene le loro campagne. Ecco, l'obiettivo di questa parte della formazione è proprio quello di cercare di ridurre il divario. Com'è possibile ridurre il divario? È possibile secondo due modalità. La prima è che molte risorse che oggi sono utili per potenziare e strutturare la funzione di fundraising anche all'interno di una piccola organizzazione sono più accessibili, più disponibili, non sono così costose, così distanti, non richiedono particolari investimenti. Si può strutturare una funzione, un'attività di fundraising anche con investimenti limitati, anche all'interno di una piccola realtà di terzo settore. Poi però c'è un altro aspetto, che è un elemento di vantaggio competitivo, che hanno soprattutto i piccoli del terzo settore, ovvero che molto spesso le organizzazioni di più ridotte dimensioni sono anche quelle più radicate nel territorio e quindi possono mettere a valore, anche in termini di raccolta fondi, il valore della prossimità, il fatto che hanno la possibilità di interagire in maniera più efficace, più prossima appunto, con tutta una serie di soggetti, cittadini, altre realtà di terzo settore, imprese, istituzioni pubbliche, anche in un'ottica di raccolta fondi. Quindi c'è questo altro aspetto particolarmente importante del fundraising per i piccoli del terzo settore che riguarda la loro capacità, l'incrementare la loro capacità di mettere a valore il principio del loro radicamento territoriale e della prossimità. Anche la finanza è sempre più presente all'interno del terzo settore. Non ci sono solo apportatori di risorse donative che regalano sostanzialmente risorse agli enti di terzo settore per lo svolgimento delle loro attività. Ci sono sempre più soggetti che prestano risorse economiche affinché gli enti del terzo settore possano sviluppare le loro iniziative, le loro attività, effettuare i loro investimenti. Da questo punto di vista, negli ultimi anni abbiamo visto crescere molto l'ambito della finanza sociale, cioè della finanza dedicata agli enti di terzo settore. Sono stati costruiti istituti di credito espressamente dedicati a questo settore, ma anche altri grossi player dell'industria bancaria italiana si sono progressivamente riconvertiti anche o hanno specializzato alcune loro divisioni interne proprio per servire meglio quelle che sono le esigenze di sviluppo del terzo settore. Conoscere quindi come evolve l'offerta di risorse finanziarie per il terzo settore è oggi molto importante, sia per quelle organizzazioni che hanno una natura più imprenditoriale e più produttiva, rispetto alle quali la disponibilità di risorse economico-finanziarie è particolarmente rilevante, ma di nuovo anche per soggetti associativi, anche per soggetti di piccole dimensioni, è possibile accedere a prodotti finanziari che possono essere utili per sostenere il proprio sviluppo, magari facendo interagire le risorse donative con le risorse appunto che sono apportate da finanziatori per poter potenziare e sviluppare ulteriormente l'impatto sociale delle proprie attività. Il crowdfunding rappresenta probabilmente una delle principali realizzazioni in termini di innovazione sociale e tecnologica della nostra epoca. Ci sono sempre più piattaforme che raccolgono risorse da parte di cittadini, di enti, di realtà locali per finanziare o per sostenere delle progettualità che possono essere delle progettualità anche di terzo settore. Una prima sfida quindi molto importante è riuscire ad aiutare gli enti di terzo settore ad avere una presenza più diffusa e anche più evidente all'interno delle piattaforme di crowdfunding, migliorando la loro capacità di progettazione, di comunicazione, di rendicontazione, perché si tratta di un ambiente che è diverso rispetto alla tradizionale progettazione offline. C'è però un altro elemento importante da tenere in considerazione, che oggi il crowdfunding diventa non solo una modalità per raccogliere risorse dal basso, ma anche per coinvolgere le risorse apportate da soggetti istituzionali, da imprese, da amministrazioni pubbliche,
da altri enti di terzo settore. Ecco, queste risorse dal basso e queste risorse dall'alto, chiamiamole così, possono essere combinate in maniera innovativa anche per sostenere dei progetti di innovazione aperta, di cambiamento rispetto al quale sono protagoniste non solo le persone e le comunità locali, ma anche gli enti e le istituzioni che operano in quel determinato territorio o in quello stesso settore di attività. Ecco, quindi il crowdfunding diventa una via molto interessante anche per promuovere dei progetti e delle iniziative di open innovation. In tempi di dichiarazione dei redditi si moltiplicano le campagne di raccolta fondi da parte degli enti di terzo settore dedicati al 5 per 1000, cioè il fatto che i cittadini possano decidano di versare una quota parte del loro gettito fiscale per iniziative, progetti, attività che riguardano appunto anche gli organismi e gli enti di terzo settore. Da questo punto di vista il 5 per 1000 rappresenta quindi un unicum nel panorama italiano di modalità di raccolta fondi ed è importante che tutte le organizzazioni di terzo settore, anche quelle di più piccole dimensioni, imparino a utilizzare meglio questo strumento, imparino a coinvolgere direttamente i cittadini, a cominciare dai loro soci, dai loro volontari, dalle persone che lavorano con loro, dagli enti con cui collaborano, affinché possano destinare questa quota di risorse per sostenere le loro attività. D'altro canto anche il 5 per 1000, come tutte le attività di raccolta o di destinazione fondi, richiede anche una maggiore attenzione in sede rendicontativa rispetto al modo in cui queste risorse sono state utilizzate e che tipo di effetti hanno generato. Infine, un ultimo aspetto particolarmente importante, le campagne di raccolta fondi sul 5 per 1000 dovrebbero essere destinate non solo a coloro che appongono la firma sulla loro dichiarazione dei redditi per destinare le loro risorse, ma anche a tutta una serie di intermediari, pensiamo ai commercialisti, ai centri di assistenza fiscale, che possono svolgere un ruolo importante nell'indirizzare i loro clienti verso determinati tipi di attività e di iniziative, verso determinate organizzazioni di terzo settore con le quali si crea un rapporto di collaborazione.